Di record nel mondo ne esistono davvero tanti, ma tra i miei preferiti ci sono quelli con le bici. Ehi, perché parlare solo di macchine? Abbiamo tanti altri veicoli di cui discutere su questo pianeta. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in un nuovo video pieno di cose strane e spero carine da vedere. Prima di cominciare vi ricordo di fare un bel giretto sul mio canale Telegram ufficiale di sconti per risparmiare ogni giorno qualcosina e partiamo! Che dire, siamo tutti capaci di guidare delle bici di dimensioni normali, ma ci sono alcuni che sfidano i limiti della realtà umana. Per trasformarsi in cartoni, credo. Come questo tizio, stanco della solita biciclettata, ha tirato fuori una versione mini che ha pedalato come fosse uscito da un cartone animato. Tutto è possibile a quanto pare. E andiamo direttamente all'opposto della posizione di prima. Ecco la bici più grande del mondo costruita da Jeff Peters in Belgio. Pesa ben 860 kg e addirittura monta delle gomme di trattore. Ha impiegato ben 6 mesi per completare l'opera. Tutti i materiali sono stati trovati da lui o li aveva in casa. Funziona perfettamente, ma sull'efficienza avrei molto da dire visto che tirare velocemente quelle gomme è un'impresa. E ogni volta che passa si deve spostare tipo mezzo paese. Sicuramente alcuni hanno portato la loro passione per le bici ad un livello completamente diverso da quello di noi semplici esseri umani, come Christopher Stresser, un ultraciclista austriaco che è stato 6 volte vincitore e detentore del record per il tempo più veloce nella Race Across America. Ma non solo. Nel 2015 ha battuto il record per la maggior distanza percorsa in 24 ore, circa 896 km. Davvero disumano, considerando che io in 24 ore manco riesco a preparare la bici. Abbiamo visto la bici più grande e poi quella più piccola, e ora passiamo alla bici più lunga mai costruita. Tutto ciò è stato possibile in Olanda, paese dove adorano le bici e l'aiutare la natura. Un gruppo di ciclisti capitanato da Frank Pelt aveva deciso di creare qualcosa di unico. Grazie a un ingegnoso sistema di tubi sono riusciti a costruire questo serpentone da 36 metri guidabile da due persone che forse dovranno usare degli walkie-talkie per comunicare e forse non possono nemmeno curvare, ma ehi, chi se ne? L'importante è il record, credo. Sfortunatamente però sono stati battuti da un gruppo di studenti universitari del Sud Australia, con una bici ancora più lunga di 41 metri e mezzo. In pratica un gioco a chi ce l'ha più lungo. Mentre noi facciamo il giro del mondo i nostri viaggi in aereo, c'è qualcuno che sembra esserci riuscito con una semplice bici. Mark Beaumont è un ciclista britannico che ha deciso di compiere questa impresa fuori dal comune. Ha quindi percorso 29.000 km attorno al globo in soli 79 giorni. Era uscito anche un documentario nominato ai BAFTA. Chi usa una BMX sa benissimo che non soltanto la si usa per fare piccoli tratti, ma anche per eseguire incredibili acrobazie da capogiro, tipo la macchina del tempo. Takahiro Ikeda, di origine giapponese, detiene attualmente il record per il maggior numero di girate in 1 minuto e 83 secondi. Questo stunt appunto è chiamato la macchina del tempo. Alcuni record sono veramente strani e forse anche noiosi, ma dipende dai punti di vista. Julian Sands è riuscito a battere il record per la pedalata più lunga eseguita in un unico luogo con una cyclette, circa 2800 km. Si allenava ogni giorno e prima del record era arrivato ad intense sessioni di 5-6 ore. E con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.